Buongiorno e buongiorno a Giuseppe Bombino, che è il presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Alle nostre spalle uno dei paesaggi dell'area grecanica di questo territorio bellissimo, però insomma che ancora può farsi conoscere di più. Assolutamente sì, e siamo impegnati in questa ricerca delle segnature dell'uomo che riteniamo possano essere e sono all'altezza dei segni che la natura ci ha consegnato e che stiamo cercando di tutelare e di salvaguardare. Ecco, il Parco Nazionale dipende dal Ministero delle Politiche Ambientali, è un territorio vasto. Quanto è ampio il Parco dell'Aspromonte? Circa 65.000 ettari che coinvolgono il territorio di ben 37 comuni. Ecco, l'area grecanica è uno dei territori insomma più particolari, con antichi borghi ma anche con la natura e con le persone che vivono il parco. Quale può essere una sintesi di questo, di questa triplice valenza? È una sintesi e al tempo una stratificazione di componenti e di elementi invincibili che caratterizzano e identificano fortemente quest'area, che come giustamente tu hai evidenziato è una enclave sostanzialmente, un'enclave culturale in cui la testimonianza nei millenni dell'uomo si sovrappone in bell'ordine alle morfologie, ai tratti del paesaggio, dell'ambiente e della natura, fino ad arrivare ai nostri giorni a rappresentare un compendio, una sintesi appunto di elementi nativi e di elementi sovrapposti a quella intelligenza nativa della natura, che sono quelli dell'uomo, della sua storia, della sua lingua arcaica, che è poi il carattere maggiormente identitario ed identificante di quest'area. Quest'area che ha anche tipicità gastronomica e tipicità culturale, storia dei paesaggi. Dal Museo di Reggio, e lo diciamo, si può partire per un tour nell'Aspromonte grazie all'info point che il parco ha istituito al museo. Sì, abbiamo inteso contestualizzare in un territorio più ampio quello che è il principale attrattore del nostro museo, cioè le testimonianze di un'epoca arcaica che rimanda alla Magna Grecia e che rimanda quelle testimonianze antiche del mondo classico, vedi i bronzi di Riace, e quindi abbiamo inteso collegare questo tempio della cultura che rappresenta la nostra storia al centro della nostra città mediterranea con il resto del territorio, in cui è più facile anche contestualizzare ciò che si vede all'interno dell'edificio. Gli itinerari che collegano il museo all'area greca, alla nostra enclave, dove c'è questo lessema che è molto prossimo alla lingua di Omero, è un pretesto per far comprendere al visitatore del museo il contesto in cui tutto si è generato e in cui tutto poi si è sviluppato. Bene, la ringrazio Presidente. La Calabria è Bronzi di Riace, Reggio Calabria, ma è anche Parco Nazionale dell'Aspromonte, da conoscere e da gustare.